aspetti della guerra nell'estremo nord. Le artiglierie navali dislocate sulla costa rocciosa del Murmansk assicurano la protezione dei convogli germanici destinati alle truppe operanti in quelle estreme terre boreali. Un convoglio è in vista e un momento dopo le batterie sono pronte ad aprire il fuoco per controbattere le artiglierie sovietiche che, dall'altra sponda della baia, tentano di impedire il passaggio alle navi germaniche. Duello di grossi calibri tra le opposte sponde. Le granate sovietiche picchiano sulle rocce della difesa germanica. Protetto dal fuoco germanico, il convoglio prosegue la navigazione. Squadriglie di Stuka si accingono a martellare le artiglierie sovietiche. Il fuoco nemico infittisce di nuovo. Gli aerei si abbassano e coprono il convoglio con delle cortine nebbiogene. Il nemico non rallenta il fuoco, ma ben presto il convoglio sarà interamente mascherato alla vista dei rossi e giungerà sano e salvo a destinazione.